Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso così anche per, come dire, rompere questo ghiaccio e accogliere nella maniera giusta quelli che saranno gli artisti che si esibiranno questa sera. Avremo Marco Magnani, avremo le Officine Aurora e adesso qui, pronto già sul palco, insomma, sul prato verde del salotto, abbiamo Stefano Turolla. Benvenuto, benvenuto. Ciao, Stefano. Ciao a tutti. Adesso grazie. Ti apro, adesso ti apro, non volevo fare la classica sigla dove poi cominciano coi fischi, sai? Allora. Ogni tanto succede. Ciao, allora Stefano, come dire, bentornato, perché noi ci siamo visti non insomma adesso qualche mese fa, però so che stavi facendo qualcosa e adesso finalmente siamo qui a presentarlo. Stiamo parlando del tuo nuovo album che, se non sbaglio, si chiama Un giorno imperfetto. Esatto, sì. Quasi tutti praticamente. Diciamo che trovare quello perfetto è difficile, va bene. E ce l'hai qui stasera, la copia vera e propria. Posso farlo vedere? Oh, ecco sì, qua, sì. È questo qua. Stiamo mandando anche in streaming su Corto Corto, così lo farò vedere a tutti. Su tutti i digital store, su YouTube, insomma, e anche qua nel, come copia fisica per chi lo volesse. Oh, ce l'abbiamo qui, anzi, e ci farai sentire qualcosa quindi di questo, sì, album. Sì. Con che cosa cominciamo? Cominciamo con Abbi cura di te. Che l'ultimo singolo, fammelo dire, esatto, a me. Sì. Quando è uscito? Poco tempo fa? Sì, è uscito ai primi di agosto, diciamo. Oh. Non ho fatto un video come al mio solito, perché quest'anno non avevo budget economico. Quindi l'ho fatto uscire così da YouTube, va bene. Vabbè, ma poi si sa che adesso deve ancora venire l'idea, perché insomma tu dei videoclip anche, poi sì. Hai tutte delle storie, magari poi le raccontiamo. Comunque adesso abbiamo la canzone, ce l'abbiamo qui, diciamo, suonata, chitarra e voce, probabilmente così come hai cominciato a immaginarla. Signori e signori, Abbi cura di te, Stefano Turolla. Questa notte vado a lavorare, per riscaldare le nostre vite, se non dovessi di te. Questa notte vado a rubare per riscattare le nostre vite. Di te potrai guardarti allo specchio, potrai guardarti allo specchio, potrai guardarti allo specchio. Grazie.
abbi cura di te, Stefano Turolla. E io questo, diciamo, ho sentito addirittura, come dire, adesso magari tu mi dirai ma da dove l'hai presa, però del, come dire, un eco di Britpop in questo brano. Sì, può darsi, sì. Sarà che io poi, cioè, quello mi ricordo, quindi quando lo sento mi si accende il neurone, però adesso... Gli anni 90 mi hanno influenzato molto, dal grunge al Britpop, e soprattutto un cantautore che è Elliott Smith, un cantautore americano un po' di nicchia. Sì. È proprio, non so, il massimo per me, quindi... Certo, ho fatto bene a dire, così abbiamo scoperto anche qualche tuo riferimento. Sì. Che insomma ti ha guidato nella realizzazione di questo album, che immagino che insomma anche lì hai registrato tutto come volevi tu, no? Sì, io registro insieme al mio produttore Martino Vergnano, che saluto, registro Coazze a casa sua, e quindi noi ci troviamo solitamente, passiamo gli inverni così. Io porto dei pezzi nuovi, ne parliamo, insomma, e poi decidiamo come arrangiarli, ma tutto come piace a noi, senza nessuna, senza stress, piccolo, esatto. Una bella maniera anche ciclica, dici, ogni anno ci abbiamo questa. Per ora ci stiamo riuscendo, finché la vena artistica creativa rimane, insomma. È giusto coglierla. Allora senti, questo era il singolo, ma credo che a questo punto entriamo un po' più, come dire, all'interno di questo tuo nuovo lavoro, che ricordiamolo si chiama Un giorno imperfetto. Adesso di che giorno parlerai a questo punto? Allora, vai, un giorno qualsiasi, insomma, di tutti noi, purtroppo l'imperfezione è sempre lì dietro l'angolo, la nostra vita è piena di difetti, però appunto si tratta, è un invito a cercare un po' di felicità in quei pochi istanti che arriva, e di saperla cogliere e saperne ricavare un modo per andare avanti, ecco. Un po' questo. Una canzone allora per resistere, che si intitola appunto? Questa che faccio adesso si intitola Ancora più bella, è una canzone dedicata a una ragazza che ciascuno di noi può perdere nel suo percorso, e vorresti recuperare i rapporti, e a volte il ricordo di questa persona è più bello della realtà, quindi sei lì che ci pensi. Lo so. Qui ci sono, come dire, sono fior di romanzi che partono, come dire, da questo tipo di percorso. Allora, ancora più bella, signori e signori, Stefano Turolla qui al Salotto. Quest'oggi sarebbe il giorno perfetto per fare qualcosa di importante, poter tornare di nuovo a parlarci, poter tornare a guardarci negli occhi. Vorrei tornasse tutto come un tempo, vorrei potessimo tornare a quel giorno, quando sotto il temporale mi concedevi di sbagliare, sotto al temporale non ti riuscivi ad arrabbiare e diventavi ancora più bella. Quest'oggi sarebbe il giorno perfetto per fare qualcosa di importante, poter tornare di nuovo a scopare il pavimento per farci l'amore. Vorrei tornasse tutto come un tempo, vorrei potessimo tornare a quel giorno, quando sotto al temporale mi concedevi di sbagliare, sotto al temporale non ti riuscivi ad arrabbiare e diventavi ancora più bella. Sei sempre stata molto bella e ti ricordo ancora più bella. We'll be right back.
Ancora più bella, questo era il titolo, se non ricordo male, di questo brano di Stefano Turolla. L'abbiamo, è un estratto, diciamo, da questo nuovo lavoro che appunto si intitola Un giorno imperfetto. Ce l'abbiamo anche qui questa sera per i fortunati che volessero avere direttamente. Esatto. E abbiamo anche un po' raccontato questa sorta di ormai, come potremmo dire, metodo che avete sviluppato tu e il tuo produttore. Sì. Si direbbe quasi che adesso magari poi, come dire, che affinando, come dire, con l'esperienza siete riusciti a togliere un po' di cose, no? A sottrarre, a tenere, esatto, le cose un po' più a fuoco, anche avendoti, sì, rivisto dopo, insomma, no, un po' di mesi, e come dire, ti facciamo, come dire, i complimenti. Mi sembra, grazie, che questo lavoro qua alla fine è difficile, come a volte in casa devi fare anche questo lavoro, non so se ti è mai capitato, vero, devi, vero, buttare un po' di roba. Eh sì, da esperto quale sei l'hai riconosciuto, infatti sì, cerchiamo di scremare sempre di più. Perché alla fine l'essenzialità è la cosa che arriva alla gente, quindi anche il linguaggio, ho cercato di essere il più diretto possibile, il più universale possibile, e parlare di situazioni che riguardano la vita quotidiana, quindi anche un po' di società, i nostri giorni, insomma. Quindi ognuno si può rispecchiare in queste canzoni, almeno questo me lo auguro. Senti, allora il prossimo specchietto come si intitola? Allora, la prossima canzone si intitola Sempre, è un brano anche questo d'amore, perché comunque questo album è stato molto ispirato a livello sentimentale, romantico, perché l'ho scritto nella prima casa in cui convivo insieme alla mia compagna Chiara, quindi insomma rimane anche questo ricordo del periodo, e parla appunto di delle difficoltà che ha una coppia nel vivere insieme. Vabbè, adesso vediamo quali hai scelto, dai. Vediamo quali hai scelto, signori e signori, Stefano Turolla. Anche se ogni tanto litighiamo un po', per motivi che neanche ricordiamo dopo. E andare d'accordo è un casino, coi piatti sporchi nel lavandino e il frigo vuoto di ti amo. Io so che e sarò presente al tuo fianco anche nei giorni più tristi, per trasformare con l'intesa le lacrime in sorrisi, perché dal buio poi nasce il sole e dal bianco e nero il colore sempre. Se ogni tanto sopportiamo un po' le reazioni sbagliate di entrambi sull'altro, e andare d'accordo è un casino, coi cieli grigi di Torino e il frigo pieno di vaffanculo, io so che sarai presente al mio fianco anche nei giorni più brutti, per trasformare con l'intesa le urla in carezze, perché dal buio poi nasce il sole e dal bianco e nero il buon umore sempre. Andar d'accordo è un casino, e andar d'accordo è un casino, e andar d'accordo è un casino, sempre.
Stefano Turolla, sante parole, questo è sempre un casino, diciamo, d'accordo, ma neanche soltanto tra uomini e donne in generale, proprio comunque, va bene. Allora senti, il tempo vola e abbiamo, dobbiamo ricordare che tutte queste canzoni sono presenti in questo tuo ultimo lavoro che si chiama appunto Un giorno imperfetto, che c'è qui fisicamente, ma immagino sia anche poi su queste piattaforme nuove, tipo Spotify, iTunes o qualcosa del genere. Sì, sì, lo trovate ovunque. Potete anche acquistare una canzone singola, insomma. Anche diciamo rateizzato. Fate voi, però è il vostro, ecco. È importante ricordarsi il nome Stefano Turolla e poi da lì si trovano tutte le varie cose. Allora, con quale brano ci diamo la rivederci qui al Salotto? Con la title track Un giorno imperfetto. Oh, perfetto. O meglio, perfetto. Il giorno imperfetto, ma perfetto che finiamo con la title track. Stefano Turolla. Perfetto, ci ho trovato un difetto, ci sei tu a fare effetto e a spazzare via il peggio. Da quando ci sei e tu diverso e un giorno è perfetto, diventa defetto e un giorno è perfetto, diventa defetto. Ci ho trovato un senso, ci sei tu a fare effetto, a migliorare il mio tempo. Da quando ci sei e tu Stefano Turolla, grazie mille. A te, un grosso in bocca al lupo per questo lavoro e insomma speriamo di rivederti prestissimo. Adesso noi facciamo